Dopo aver concluso la prima parte della preparazione estiva nel ritiro di Pieve Santo Stefano, il Perugia è tornato oggi a correre a Pian di Massiano in vista dell'amichevole di domenica 1 agosto alle 20:45 contro il Cesena al Curi. Piano piano sta nascendo la squadra che ha in mente Alvini, per il quale aggressività e capacità di imporre il proprio gioco sono concetti di priorità assoluta. 3-4-1-2 è il modulo ripetuto nelle prime tre uscite precampionato, con alternanza continua del trequartista. In quel ruolo sono stati provati Sunas, che ha più richiesta di mercato soprattutto dalla Serie C, Christian Kwan, che si conferma jolly prezioso, e il giovane Jabois, arrivato in prestito dall'Atalanta. Esperimenti che hanno permesso ad Alvini di valutare la coppia di esterni, Falzerano a destra e Lisi a sinistra, con Carretta in attacco insieme a Murano, con le alternative di Melchiorri e Bianchimano. Sul piede di partenza Vano, per il quale c'è un interesse concreto del Palermo. In difesa, leader indiscusso Angella, con Curado e Dell'Orco, anche se Sgarbi ha grandi chance di partire titolare per l'inizio del campionato nel trio arretrato. Tanta esperienza ancora da garantire da parte di Aleandro Rosi, che potrebbe essere utile in caso di bisogno, soprattutto per la retroguardia. A centrocampo quantità e qualità con la coppia Burrai Van Balegem, che serve a dare equilibrio ad uno schieramento che punta molto sulla fase offensiva sia in profondità che in ampiezza. Dopo il test con il Cesena, per il quale è consentito l'accesso massimo di 1.000 spettatori domenica sera, il Grifo affronterà il primo impegno ufficiale con il Sud Tirol l'8 di agosto, dopodiché sarà campionato con la trasferta di Pordenone.